Un ricordo personale suo, che fu vicino al Cardinale Martini, ne fu vicario generale e soprattutto l'ha conosciuto anche profondamente nell'umanità. Guardi, c'è un ricordo significativo di questa mia collaborazione. Quando il Cardinale mi invitò, era una sera dell'Epifania dell'anno 2000, per dirmi che avrebbe desiderato che fossi suo vicario. Alla fine delle necessarie parole che ci dovevamo scambiare, uscendo mi sono inginocchiato e gli ho detto: mi benedica, Eminenza, sono al servizio di questa chiesa. E lui mi benedisse e poi mi disse: adesso benedicimi tu, e si inginocchiò davanti a me. Mi commuove ancora questo episodio, che dice insieme la grande semplicità e umiltà e insieme l'interiorità di questo uomo, che consentiva quindi a noi suoi collaboratori di vivere bene la collaborazione. Umile ma testimone grande della fede, ma anche per la città, questa sua profezia di che cosa anche sarebbe diventata la metropoli, lo ha detto il Cardinale Scola in omelia. Ciò che meravigliava di lui era la capacità di leggere le situazioni nel momento in cui avvenivano, e quindi certi aspetti della vita della città probabilmente lui li rivedeva, li risentiva, e poi sapeva dire la parola giusta anche magari a noi suoi collaboratori. Faceva piccole notazioni su quello che stava avvenendo, che facevano poi capire anche qualche fatto che poi sarebbe capitato, una sorta di profezia dell'intelligenza.